Il 7 luglio il Consiglio ha approvato la legge che consente la gestione dell'ospedale torinese Gradenigo da un'istituzione privata a 20 fini di lucro. Resta però nel servizio sanitario pubblico regionale, garantendo i servizi e tutelando l'occupazione. L'Assemblea ha poi approvato le leggi che istituiscono dal 1 gennaio 2016 due nuovi municipi, Lessona nel Biellese e Borgo Mezzavalle nel Verbano Cusio Ossola. I nuovi enti nascono rispettivamente dalla fusione di Lessone Crosa e Viganella e Seppiana. Dai primi di luglio l'avvocato Augusto Fierro è il nuovo difensore civico della Regione. Il suo compito è quello di tutelare il cittadino su carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici o gestori di servizio. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha partecipato al Colle dell'Issa alle celebrazioni del 71° anniversario dell'eccidio del 2 luglio 1944, con il picchetto della Brigata Taurinense e l'arrivo della Fiaccola della Libertà. Si è concluso con le premiazioni della Consulta Giovani il primo Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design, che ha visto la partecipazione di 60 accademie e scuole provenienti da tutto il mondo. Le mostre sono visibili fino al 26 luglio. Il Cinema Massimo ha ospitato la presentazione in anteprima del film I giorni di Torino, 18 aprile 6 maggio 1945, che racconta in 75 minuti i giorni della liberazione della città. L'opera è stata realizzata anche con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione. Alla Cascina alle Valeri di Moncalieri si è svolto il MAB Collina Pop Party and Meeting, giornata di festa per presentare all'UNESCO la candidatura di 80 comuni tra Carmagnola, Torino e Chieri, fino a Chivasso. Thank you.